Abbiamo visto le scorse lezioni i principi della dinamica e alcuni esempi di forze che agiscono anche sul piano della vita di tutti i giorni, la forza peso, la forza elastica, poi abbiamo visto i vincoli, quindi tutte le relazioni vincolari. Oggi andiamo a vedere un'altra forza che agisce, che noi lo vogliamo o no. Questa è una piccola rotaia, una struttura in metallo su cui ho appoggiato una scatolina di cartone, okay? Se la rotaia è perfettamente orizzontale, come abbiamo visto la volta scorsa, il peso della scatolina viene bilanciato dalla reazione vincolare e la scatolina è in quiete. Per quello che abbiamo visto le volte scorse, se io la inclino, questo equilibrio non c'è più e dovrebbe la scatolina muoversi sotto l'effetto della forza della parte, della forza peso, parallela al piano inclinato. Invece, per quanto mi riguarda, io vedo la scatolina che sta ferma, non so se voi la vedete che si muove, cioè io non riesco a tenerla immobile, però è in equilibrio. Se aumento l'inclinazione, cosa succede? A un certo punto, superato un determinato angolo, la scatolina comincia a muoversi. Perché? Perché non si muove subito? Il titolo della puntata di oggi è l'attrito. La scatolina non si muove immediatamente a causa della presenza del manifestarsi della forza d'attrito. Le forze di attrito assumono diverse forme a seconda del tipo di fenomeno nel quale intervengono, ma in ogni caso si chiama attrito per natura di una forza che si oppone al moto, che ostacola o riduce o impedisce addirittura il moto. Ok? Nel caso nostro, della scatolina, il tipo di attrito è dovuto al contatto tra due superfici. Al contatto tra due oggetti diversi, prende il nome di attrito radente. Solo se l'inclinazione del piano supera un certo angolo la scatolina scivola. Ok? Quando ho un attrito legato allo strofinamento da due superfici, parlo di attrito radente o attrito di contatto. Ok? Se invece ho, ne vedremo tra non molto, mi auguro, se l'attrito è conseguente al moto in un fluido, ad esempio nell'aria o nell'acqua, parlo di attrito viscoso o viscosità. Il paracadutista non si spiaccica al suolo perché il paracadute incontra un certo attrito con l'aria. Se non ci fosse l'attrito con l'aria, ahimè, non ci sarebbero neanche i paracadutisti. Ok?
Torniamo al caso di prima, all'attrito di contatto o attrito radente. Per quanto sia, anche se apparentemente la superficie della mia rotaia è abbastanza liscia, e la scatolina ha i suoi anni, ma grossa rugosità non ha. Se vado a vedere a livello microscopico, le due superfici hanno una struttura irregolare. Questa è quella del metallo, se volete, e questa è quella, era marron, della scatolina. Nei punti in cui le rugosità si incontrano, le forze di contatto sono intense e i due oggetti si legano, dal punto di vista microscopico, atomico, si legano. Si formano delle micro saldature. Per riuscire a mettere in moto la scatolina appoggiata sulla striscia di metallo, devo rompere queste micro saldature che si formano in diversi punti. E quindi ho bisogno di una forza sufficientemente intensa che superi l'intensità di questi, diciamo appunto, punti di contatto. D'accordo? Come funziona? Beh, se prendiamo, questa è la superficie del tavolo o della rotaia di metallo di prima, si mette sopra la scatola, d'accordo? È facile rendersi conto che, specialmente se la scatola è abbastanza massiccia, se è troppo leggera non me ne accorgo, se io spingo la scatola di lato, per riuscire a spingerla devo applicare una forza sufficientemente intensa. Se la forza anche orizzontalmente, in assenza di attrito, qualunque forza muoverebbe la scatolina. Perché? Perché la forza è bilanciata, le due forze che agiscono sono la forza peso e la reazione vincolare. E queste si bilanciano l'una con l'altra. Altre forze non ci sono. Qualunque altra forza io applichi non incontra ostacoli, tra virgolette, in assenza di attrito. Quindi qualunque altra forza orizzontale è in grado di muovere la scatola. Ma così non è. Perché? Perché per questa ragione la scatolina si muove solo se applico una forza sufficiente a vincere queste saldature. Di fatto devo vincere una forza che si chiama forza di attrito FA, che è legata a che cosa? Beh, al tipo di superfici, sulle due superfici a contatto, e questo viene indicato da un coefficiente mi, che si chiama coefficiente di attrito. E la forza da vincere è tanto più intensa quanto più è intensa la reazione vincolare, che nel nostro caso è uguale al peso. Okay. Se io appoggio qua sopra un corpo che ha la massa della scatolina, la reazione vincolare è piccola, okay. Perché la scatolina di cartone peserà 6-7 grammi, sì e no. Ma se la scatolina con la stessa superficie la riempio di chiodi di metallo, il peso della scatola aumenta, aumenta la reazione vincolare e aumenta la forza di attrito da vincere, proporzionalmente alla reazione vincolare. Ok? E se la forza di attrito funziona in un modo piuttosto curioso, perché se la mia forza la forza applicata, facciamo così, disegniamo in giallo la forza applicata, F, la forza d'attrito in azzurro, C,
se io spingo a sinistra, la forza di attrito come è fatta? Va a destra. E anche se ha questo valore, ok, se la forza applicata non supera questo che è il massimo forza, la massima resistenza che incontra il moto, il corpo rimane fermo. D'accordo? Cioè se F è più piccolo, non è che questo si mette a muoversi dall'altra parte, perché questo è più grande. Attenzione! Se la forza applicata non supera questo valore, la forza risultante è zero. Mi spiego meglio. Se la forza applicata è più piccola di mi volte R, la forza risultante è nulla. Non è che vince questo e quindi si muove verso destra. L'attrito non metterà mai in moto qualcosa. È chiaro? Ok? Non appena la forza applicata supera la forza d'attrito, la risultante è pari se la forza applicata è maggiore di mi volte R, allora la forza risultante vale forza applicata meno la forza d'attrito. È pari alla differenza tra la forza applicata e l'ostacolo, la resistenza all'attrito che questo incontra, e mi volte la relazione singolare. Non solo, ma se anziché spingere verso sinistra spingo verso destra, la forza d'attrito come è fatta? Va dall'altra parte. Quindi è una forza strana, non ha una sua direzione, un suo verso. Ok? Dipende da quale sarebbe il moto in assenza di attrito. Cioè se io spingo verso sinistra, il moto sarebbe verso sinistra. E quindi la forza di attrito va verso destra, è opposta al moto. Se io spingo verso destra, la forza di attrito va verso sinistra. È una forza che comunque si oppone al moto. Attenzione, per come è definito mi, in che unità di misura lo misuro? È forza diviso forza ciccia, non c'è unità di misura, perché è forza diviso forza, è un numero puro. Il coefficiente di attrito è un rapporto di forza, newton diviso newton, cucù. Non ha unità di misura, è un numero puro, 0,1, 0,2, 0,15, 0,20, 0,9, può essere anche maggiore di 1, eh. Ok? Un altro esempio importante, non si vedrà, ma supponete che questo sia il muro. Ok? Appoggiamo la stessa scatolina al muro, oppure un libro, quello che preferite. E gli applico una forza. Applico alla scatolina una forza e la spingo proprio verso il muro. Facciamolo. Anzi, anche sulla lavagna. La scatolina rimane ferma. Ma questo, in assenza di attrito, è inspiegabile. Perché? Perché la reazione vincolare del muro, la disegno un poco più sotto, così le vedete tutte e due, bilancia esattamente F, ma verticalmente, ok, l'unica forza che agisce, a parte l'attrito, è il peso. E questo non è bilanciato, perché il piano è verticale. Quindi la scatolina, in assenza di attrito, deve cadere verticalmente qualunque forza io applichi. Perché qualunque forza F, a parte quella che rompe la scatolina perché struttura è debole, viene bilanciata da R. Ma se io applico una forza troppo piccola, mi metto la mano sotto,
cartolina comincia a scivolare verticalmente. Rimane ferma solo se utilizza una forza sufficientemente grande. Perché? Perché proprio grazie al contatto con la superficie del muro o della lavagna interviene il colore preferito. Abbiamo ancora il rosa, viola. Il viola. La forza d'attrito. E la forza d'attrito vale mi volte la reazione vincolare, ma la reazione vincolare vale la forza applicata, perché orizzontalmente c'è equilibrio, R uguale a F, ok? Quindi la scatolina rimane ferma se la forza applicata produce una reazione vincolare che produce un attrito sufficiente a bilanciare il peso. Quindi se mi volte R, ok, cioè mi volte la forza applicata, è maggiore del peso della scatolina. Quindi se F è troppo piccola, succede questo, la scatolina è ferma. Se mi F è minore di P, la scatolina si muove, scivola verticalmente. Quindi se io metto la scatolina appoggiata al muro e applico diverse forze, ok, la forza più piccola che mi consente di tenerla ferma mi dice, il peso lo conosco, basta che la metto sulla bilancia, il peso lo conosco, se trovo la più piccola forza che mi consente di mantenerla ferma, posso calcolare l'attrito. Mi è uguale al peso fratto la forza F necessaria, la minima forza F necessaria a tenerla ferma. Quando calando la forza questa comincia a muoversi, non appena si muove, tacchete, misuro quella F e ho B. Questa è però una misura abbastanza difficile. Una misura più semplice è questa. Parto dal piano inclinato, aumento l'inclinazione finché non vedo che comincia a muoversi. L'angolo al quale si muove mi dà informazioni sull'attrito. E adesso vediamo com'è. È chiaro questo? Supponiamo di avere un piano inclinato di inclinazione alfa e ho la scatolina sul piano. Su questa agiscono la forza peso, la reazione vincolare e la forza d'attrito, che in questo caso è diretta a salire sul piano inclinato, perché se non ci fosse la scatolina scenderebbe, ok? Ora, per quello che abbiamo visto la volta scorsa, vediamo un asse verticale. L'angolo tra la forza peso e l'asse verticale è ancora alfa, ok? Sì o no? Allora, la reazione vincolare, abbiamo già visto che era inclinato la volta scorsa, quindi che ripeto tutto, R vale la parte del peso perpendicolare al piano, cioè P per il coseno di alfa. Alfa è l'inclinazione del piano inclinato sull'orizzonte. La forza che tenderebbe a spostare la scatolina è la parte del peso parallela al piano, ok? La quale che vale P per il seno di alfa, la quale però deve
comincia a muovere la scatolina non appena questa supera, uguale o supera la forza d'attrito, che vale V volte R. L'angolo alfa o alfa 0 se preferito, o alfa di attrito, al quale la scatolina comincia a muoversi è l'angolo in cui la forza peso parallela al piano vince la forza d'attrito. A quell'angolo comincia a muoversi, quindi quello mi dice il peso lungo il piano inclinato è sufficiente a bilanciare l'attrito. Vi scrivo questo, quindi P sen alfa è uguale a m r, ma r è P cosen alfa. Le due P sono semplificabili. Alfa è un angolo che sicuramente non è 90 gradi, quindi il coseno non è 0, posso dividere per coseno alfa e ho sen alfa fratto coseno alfa uguale a mi. Quindi mettiamo alfa 0, perché sennò lo fraintendete con un angolo qualsiasi. Il coefficiente d'attrito è quindi uguale, se ne su coseno è la tangente, dell'angolo alfa 0 al quale la scatolina comincia a muoversi. Supponiamo che la scatolina si comincia a muovere a un angolo di 20 gradi. Misuro, vedo 20 gradi comincia a muoversi, allora il coefficiente di attrito tra superficie della scatolina e superficie di acciaio vale la tangente di 20, che per gli amici è 0,36. Usare la calcolatrice, impostare l'angolo in gradi, tangente di 20, e ottenete 0,363, 36. Ok? Se l'angolo è inferiore, vuol dire che la parte del peso disegniamolo, la forza peso P parallela lungo il piano inclinato non è sufficiente a vincere l'attrito, tutto è fermo. Se io aumento l'angolo, questa parte aumenta, quest'angolo aumenta, questa forza si allunga, okay? Perché la relazione vincolare è un po' più piccola, d'accordo? Quindi la parte del questa parte diminuisce, questa parte aumenta, quindi è più facile che si verifichi questo. Se invece calo l'angolo, P parallelo diminuisce, R aumenta, FA aumenta. Perché aumenta R. Ok? Una volta che, non so se vi è mai successo, di dover spostare dei mobili pesanti in casa. Una volta che io comincio a spingere, la parte difficile è mettere l'oggetto in movimento. Una volta che è già in moto, la forza necessaria a spostarlo è inferiore. Perché? Perché l'attrito radente ha in realtà due coefficienti,
vale sempre forza d'attrito uguale a mi volte reazione vincolare, ma questa mi si manifesta in due modi diversi. C'è un attrito statico che mi dà la forza necessaria a mettere in moto l'oggetto una volta che parte da fermo, e c'è un coefficiente d'attrito dinamico che è il coefficiente d'attrito che incontro una volta che il corpo è già in moto, e vale Bs maggiore in generale o uguale a Mi, cioè la forza di attrito col corpo che parte da fermo è più grande della forza di attrito col corpo già in moto. Non è tantissimo, ma c'è. Chiunque è spostato in armadio si lo sa. Ok? Quindi per mettere in moto l'oggetto devo usare la forza con Ms. Per mantenerlo in moto, ok? In moto la forza risultante è la differenza tra la forza applicata e Md volte R, perché è già in movimento. Quindi a parità di forza, se è già in moto, ottengo un risultante più grande. Ok? Volevo adesso proporvi, vediamo se ci riusciamo, questo videogame. Questo è un laboratorio sulle forze, la simulazione in Java prodotta dall'Università del Colorado a Boulder, ci permette di studiare l'attrito. Qui c'è il nostro manichino con una cassa, vedete la cassa, la forza peso, Fg forza di gravità, e Fn forza normale alla superficie, che è quello che noi abbiamo chiamato reazione vincolare. Qui potete regolare l'attrito, c'è l'attrito statico e dinamico, hanno valori diversi, mettiamo un pochetto più basso, 0,2, ok, e poi posso applicare una forza, vediamo se ce le mostra. Vedete che spinge, ma qui la forza non è sufficiente a vincere l'attrito, finché se l'aumento, ecco, adesso la forza, questa è la forza di attrito, vedete, è più piccola e la cassa parte. Ok? La riportiamo all'inizio. E possiamo fare l'esperimento, per esempio, con questo, è quello che si chiama diagramma di corpo libero, cioè dove l'oggetto di cui mi interessa sapere il destino è rappresentato da un puntolino e sono applicate al puntolino che rappresenta l'oggetto tutte le forze. Reazioni vincolari, forze di attrito, forze motrici e via dicendo. Vedete, si mette in moto non appena la forza applicata supera la forza di attrito. F, attrito in inglese si chiama friction, quindi F con F. Posso vedere cosa succede se altri valori dell'attrito statico o dinamico, e posso cambiare la massa dell'oggetto. Qui pesa già quasi 200 kg, se ce l'ho più leggero, a parità di attrito, la forza che la metto in moto è più piccola, perché la reazione vincolare, la Fn, è più bassa. Si muove quasi subito. Un'altra cosa importante, di fatto, l'attrito non cambia a seconda della superficie, della misura della superficie. Io lo appoggi così o così, la superficie di contatto è diversa, okay? Ma la reazione vincolare è la stessa, perché fa riferimento alla massa dell'oggetto. Dal punto di vista microscopico è vero che qui la superficie è diversa, quindi dovrebbe esserci più attrito,
ma la reazione vincolare è distribuita su una superficie più grande, quindi è meno intensa. Se la superficie è più piccola, la reazione vincolare è la stessa, ma è più concentrata, quindi è più intensa, le forze di microsaldatura sono più intense e di fatto l'attrito è lo stesso, le due cose si bilanciano. Dunque, altro aspetto si può fare, ma qui poi se uno lo spinge di più arriva sul muro e qui si sentite, qui adesso l'audio non è collegato, sentite lo schianto sul muro. Vabbè, vi metterò il link a si chiama la Force and Motion, ce n'è uno basic e uno normale, ok, ci fermiamo qua.